Ben ritrovati a Rinapoli. Dopo una piccola interruzione di una quindicina di giorni, ci troviamo a riaffrontare i problemi della nostra meravigliosa metropoli. E oggi lo faremo con un ospite che già avete modo di conoscere, con il dottor Edoardo Vitale, giudice della dodicesima, oggi mi pare che sia andato in pensione, e quindi si potrà dedicare con maggior vigore alla nostra città. Un vigore che nasce da anni di approfondimenti sulla storia e di passione, perché oggi quello di cui vogliamo parlarvi è di passione. E lo faremo attraverso i problemi che invece questa città hanno. Noi conosciamo bene Napoli e purtroppo, la maggior parte di noi, almeno per i napoletani, per quelli che ci seguono dalla nostra bella città, loro possono aver ben in vista quelli che sono i problemi che invece assillano da sempre, perché sono davvero tanti anni. Diciamo che è dal 1860 che Napoli ha avuto maggior problemi di quanti ne avesse avuto prima. Dottor Vitale, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Cosa ci dice su questa Napoli? Lei che cosa, come trova? In che stato trova questa città, questa metropoli? Ma questa metropoli non è che è solo negli ultimi anni che si trova mortificata e avvilita. Questa è una tendenza che è cominciata subito dopo l'unificazione forzata, l'annessione al Piemonte, in cui Napoli è passata dal rango di grande capitale, con le ambasciate, con un porto frequentatissimo da tutte le navi, dalle navi di tutto il mondo. Era una media potenza, però era comunque una città importantissima. Si pensi che i banchieri Rothschild si divisero in varie città europee e quindi scelsero uno Berlino, un altro Vienna, un altro Londra, un altro Parigi e un altro Napoli. Cioè, nessuno di loro andò a risiedere a Torino, nessuno di loro andò a risiedere a Roma. Questo per fare capire che Napoli era sicuramente nell'elite delle capitali europee. Poi è cominciata una politica di sistematico danneggiamento, sistematico avvilimento di tutto quello che era il Siamo stati rango. costantemente depauperati delle nostre ricchezze e della nostra cultura. Vabbè, questo è innegabile. Addirittura c'è una lettera dello stesso Vittorio Emanuele in cui si dice, lamenta che a Napoli si sia consumato l'infame furto di tutto il denaro dell'erario da parte di Garibaldi e della sua corte. Quindi che quello, analogamente era avvenuto in Sicilia. Ci sono delle lettere di Farina, che era colui che preparò la spedizione dei cosiddetti mille, e anche lì stessa musica. Ma non è solo, diciamo, questa è la partenza poi di una tendenza che è stata sempre ribadita. Ma la cosa che è più impressionante è che per magnificare il Piemonte, che aveva preso l'iniziativa di fare questa unificazione contro o senza la volontà dei popoli, si è cercato di deprimere e di denigrare tutto quello che proveniva da Napoli. Quindi siamo diventati una terra arretrata, una terra di selvaggi, una terra di gente corrotta. Perfino il nostro esercito, che aveva la fama di essere uno dei più combattivi del mondo, fino a Gioachino Murat, hanno brillato in tutti i campi di battaglia, era diventato l'esercito di Franceschiello. I nostri funzionari venivano sostituiti da funzionari piemontesi. Ci sono delle testimonianze drammatiche di quello che accadde.
e addirittura c'erano dei funzionari piemontesi i quali dicevano: ma qui tutto l'amministrazione funziona in un modo commovente, da gente competente, appassionata, eccetera eccetera, sono tutti quanti mandati a casa perché dovevano venire a sostituirli dei pari grado del Piemonte che magari non sapevano nulla di come si amministrava e dei problemi delle nostre terre. È una tendenza che è andata sempre avanti così e ha toccato il suo culmine con il razzismo di Stato, perché per poter dire che quella fabbrica andava chiusa al sud e andava portata magari i macchinari al nord, bisognava dire che i meridionali non erano capaci di produrre, e per far questo si è creata la favola del meridionale essere inferiore, e questo non è che è un'invenzione moderna. No, questa è un'invenzione dei primi anni dell'Unità d'Italia, quando si misuravano i crani di meridionali, e addirittura il professor Carlo Ezechia Lombroso ha insegnato all'Università di Torino spiegando proprio... Questa è una pagina veramente triste che, tra parentesi, negli anni scorsi invece ha trovato un altro momento di eccellenza con visite del Capo di Stato, sempre su questo grande ricercatore che invece... era semplicemente un uomo che si ammantava di grandi parole, ma che alla sua base aveva una mentalità razzista in una maniera schifosa e vergognosa. Allora, il razzismo era in auge in quegli anni dell'Ottocento, anche come ben sappiamo in buona parte del Novecento, e non era le teorie razzistiche non erano condannate come oggi. Il fatto paradossale è che si fonda un'unione di popoli che si vorrebbero fratelli, tant'è vero che anche il cosiddetto inno italiano si riferisce a una fratellanza, quando poi però si afferma a livello di cattedra di Stato, non è un'opinione di uno qualsiasi, ma è di un professore universitario di Stato, il quale afferma che noi siamo geneticamente inferiori. La cosa scandalosa è che dopo 160 anni esiste ancora un museo dove sono esposti i crani di nostri compatrioti napoletani. Guardi, la cosa più scandalosa è che molti uomini che provengono di origine dal sud e che avrebbero sono stati in posizioni quadro, in posizioni chiave dello Stato italiano, invece di adoperarsi per agire e quindi riportare quantomeno una verità storica, sono praticamente in qualche modo scomparsi sotto questa supremazia ideologica del nord. Nulla o poco è stato fatto in questo campo. Io credo che il primo passo che dovremmo auspicarci è quello di una riscoperta di un'identità quantomeno alla pari con gli altri popoli d'Italia. No, non c'è nulla da di cui meravigliarsi. È un meccanismo tipicamente coloniale, è accaduto anche in altri paesi, ve ne faccio solo l'esempio dell'Irlanda. Esistevano dei personaggi locali che si sono avvantaggiati dal cambio di regime e quindi ne hanno sposato l'ideologia. Questo è sempre stato così, fino ad oggi. Oggi tenere una cattedra universitaria e permettersi di fare delle osservazioni critiche sulla versione ufficiale, sul Risorgimento italiano, significa rischiare di essere tenuto fuori dal giro che conta. Esatto, perfettamente, è così. È così come per esempio ci sono dei paesi che campano su presunti eventi risorgimentali di grande importanza, ricevono contributi, esistono in Italia decine e decine di musei del Risorgimento, mentre magari ci sono importanti musei locali o biblioteche nazionali che languono in mancanza di fondi. Che poi personale. Diciamo la verità, in realtà ci sono stati tradimenti anche proprio per questi uomini, anche per quelli che provenivano dal nord, che magari pensavano realmente di portare, erano stati così indottrinati e così in qualche modo convinti della bontà di questa unificazione, e forse i primi a essere stati traditi sono stati anche loro. Allora, era uno scontro ideologico, erano due mondi che si contrapponevano, era il mondo della nascente rivoluzione industriale, il mondo
delle ideologie scaturite dalla Rivoluzione francese. Il discorso è molto lungo. E io ho sempre sottolineato che comunque questi movimenti rivoluzionari avevano una connotazione sociale molto marcata, cioè nel senso che la maggior parte erano ricchi o benestanti. I dirigenti, se voi vedete per esempio nei ranghi di coloro che appoggiarono l'impresa di Pisacane, ci sono una marea di possidenti, ricchi proprietari terrieri, banchieri. E lo stesso Pisacane disse: se ci servono i soldi sappiamo come trovarli. Non erano un problema i soldi. Quindi la questione agraria è stata molto importante, perché c'era uno scontro tra i Borbone, che garantivano la povera gente delle campagne, i contadini, cercavano di creare un piccolo ceto di piccoli proprietari di un appezzamento di terreno, cercavano di frazionare i latifondi, e dall'altra parte invece questi grandi possidenti, spesso baroni, che per la maggior parte erano tutti filo garibaldini, filo piemontesi, si sarebbero schierati con chiunque purché bloccasse il controllo che i Borbone facevano sul loro strapotere locale. Quindi diciamo che forse un primo errore che fu fatto dai Borbone fu quello di non agire in maniera più pesante contro questi latifondisti, probabilmente togliendo le terre o comunque facendo una ripartizione, perché bisogna anche dire che molti ritengono che in realtà poi al sud, insomma, i contadini non se la passavano bene, e probabilmente era a causa proprio di questo latifondismo. Allora, premesso che c'è un grosso militare piemontese, Bianco di San Giorio, che era venuto qui per la repressione del cosiddetto brigantaggio, il quale disse, quindi era uno che detestava i Borbone e detestava anche i meridionali, però lui disse onestamente: disse, io qui vedo che i contadini sono tutti vestiti e calzati, pagano regolarmente l'affitto e sommariamente stanno bene. Lui disse questo. Poi esistevano delle situazioni di sofferenza, quando per esempio il contadino si vedeva chiuso l'accesso magari alla fonte d'acqua dal barone che si era appropriato di un appezzamento di terreno, che il re per esempio frazionava le terre e le voleva distribuire, però poi dopo nei comuni dominati dai liberali gestivano loro queste assegnazioni, facevano tra un cavillo e una prepotenza, facevano in modo che nessun contadino riuscisse ad avere la terra che gli era stata assegnata. Era una battaglia quotidiana, quindi questi non ne potevano più. Io vi faccio soltanto un piccolo esempio: quando Garibaldi è venuto a Napoli il 7 settembre 1860, si è affacciato al palazzo del principe d'Angri, che sta a piazza Largo Spirito Santo, la famosa piazzetta. Via Toledo. Sì, via Toledo, si affacciò lì anche perché era più comodo far affluire tutti i camorristi dalla Pigna Secca, visto che Mariana La San Giovanna, rettore, aveva supportato la rivoluzione. Questa è storia, non è che lo dico io. Ci sono le fotografie, le prove, i documenti, i giornali. Ho scoperto, approfondendo la fondazione della colonia di Battipaglia, che lì era stata fatta una colonia da Ferdinando II, una colonia agricola per ospitare i terremotati del terremoto di Lucania. E questa colonia dove era stata fatta? E proprio sui terreni del principe d'Angri. Quindi voi immaginatevi un poco che simpatia doveva avere questo principe d'Angri per il re che si era permesso di togliergli la terra per distribuirla alle famiglie di contadini. Quindi poi ci sono altri aspetti su cui non mi voglio nemmeno dilungare, che mettono sotto una luce ancora più fosca questa vicenda, però certamente non è un caso che sia stato il principe d'Angri ad accogliere per primo Garibaldi, perché c'era un connubio di interessi molto forte, e questo fu spiegato a Garibaldi da un suo amico Giacinto Auriti, prodittatore di Basilicata, che gli raccomandava di non scontentare i proprietari, perché erano loro il sostegno principale della rivoluzione. Ora, tenete presente che non sono passate tante generazioni. Quelli che hanno preso il potere allora ancora hanno le terre, ancora detengono a livello locale dei centri di potere, ancora hanno un'influenza anche sui capoluoghi e sulla stessa Napoli. Esiste una trama anche ideologica, per cui chi, per esempio, se tu vuoi fare un convegno e presentare delle tesi anticonformiste come magari sono le mie, finanziamenti e patrocini è molto difficile che tu ne abbia, altrimenti queste cose si fanno anche con grande sfarzo.
Questa è una cosa che ha un suo, certo, ha un suo peso, ha una sua importanza. E quindi parlavamo prima, la stazione, esempio tipico, esempio drammatico, la stazione della prima ferrovia di Napoli è un ammasso di pietre divorate dalle sterpaglie. Ora io vorrei sapere qual è stato al mondo, in Africa, Asia, Oceania, dalle isole Figi al Burundi, che non ne farebbe un mausoleo, perché bene o male è stato un orgoglio di questa terra avere la prima ferrovia. Ma perché non lo ma si con fa? Spirito patriottico dovremmo dire che è un orgoglio per tutta l'Italia. Dovremmo dire che è un orgoglio per tutta l'Italia, ma in realtà è stato preso per non affermare, per non riconoscere che era stato fatto qui qualcosa. Il primato ancora una volta del Sud. Un primato del Sud, si è voluto dire con quella frase stupida e insignificante, è stato il giocattolo del re, e hanno liquidato così un vanto della intelligenza, della civiltà del Sud. E nessuno in 160 anni, nelle amministrazioni destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera, che si sono succedute, ha osato mai mettere mano a questo doveroso riconoscimento di un monumento che dovrebbe essere sacro alla memoria dei napoletani. Ma tra parentesi, se fosse stato un giocattolo del re, il re non si sarebbe così impegnato anche sotto l'aspetto industriale, e quindi nella produzione dei binari, per esempio. No? Noi sappiamo... Ma il re si batté anche per fabbricare le locomotive a Piedarsa e per emanciparsi dalla tutela inglese, perché allora quando facevi un treno dovevi... forse stiamo piombando proprio su uno dei problemi, su uno degli aspetti più notevoli, sì, diciamo, di questa disputa, che era quella del regno delle due Sicilie e dell'Inghilterra. Sì, proprio, questo è un capitolo enorme di cui però gli storici conformisti non parlano. Per loro è stata tutta una meravigliosa impresa di Garibaldi, che con questi 1000 eroi ha fatto questa magnifica risalita dello Stivale. Non dicono nulla dei finanziamenti, nulla della corruzione che è stata operata, nulla delle navi inglesi che seguivano e proteggevano le navi di Garibaldi allo sbarco a Marsala. Non dicono nemmeno che a Marsala fu scelta perché era il principale centro di commercio inglese in Italia. E nessuno dice, o meno pochi dicono, che i debiti dello Stato Sabauda erano in realtà quanto gli inglesi avevano chiesto poi con la conquista del sud, oltre a togliersi, diciamo, una bella pietra davanti ai loro piedi coloniali. Diciamo, sono sulla questione dell'Inghilterra ci sarebbe tanto da dire. Ma sì, pensiamo, allora lei giustamente ci ha riportato alla Napoli di oggi con lo scempio che abbiamo dell'ex... Ma quello è solo uno dei tanti esempi. In realtà, allora, ma voi pensate che, immaginate questo, che Napoli, che è stata fatta grande da un re che si chiama Federico II di Svevia, che ha anche fondato la prima università pubblica del mondo, e fu questo che rese Napoli una capitale. Poi Carlo D'Angiò si limitò a ratificare un fatto, ossia che Napoli è diventato un centro culturale di importanza mondiale. Certo. A Napoli non c'è sta una strada, un vico, una piazza dedicata a Federico II di Svevia, così come non ce n'è un vico, una piazza o una strada dedicata a Ruggero il Normanno, che creò il primo regno, grande regno unificato, unitario d'Italia. Allora vogliamo lanciare una provocazione. Corso Umberto potrebbe divenire Corso Federico II di Svevia. Allora, questo Umberto I, il quale tra l'altro si è reso protagonista conferì un'onorificenza al generale Baba Beccaris, il quale si fece sparare a Milano sugli operai che protestavano per il pane. Allora, onestamente con Napoli non ha niente a che fare. Quindi io direi che sarebbe molto più giusto che Federico II avesse intitolata almeno la strada che passa davanti alla sua gloriosa università. Ma a Napoli queste cose difficilmente si fanno, perché tutte le amministrazioni sono ostaggio di questa borghesia liberal giacobina che impone i propri falsi eroi. Non è stato possibile nemmeno togliere il busto di Cialdini dalla Camera di Commercio. Cialdini, massacratore, diciamo, riconosciuto, per sua stessa ammissione ordinò che non rimanesse pietra su pietra di Ponte Landolfo e Casalduri, ma non è l'unica. Nicola More?
Nicola Amore è un altro bel soggetto che diede ordine ai carabinieri di sparare sugli operai di Pietrarsa. A Pietrarsa. Gli operai di Pietrarsa. Purtroppo siamo pieni di questi personaggi, questo per non parlare delle caserme, no? Cioè, noi abbiamo un'altra caserma che invece anche a Piazza Mazzini non c'era stato di Mazzini, c'era stato di Paolo Emilio Imbriani. Paolo Emilio Imbriani, sapete chi è? Fu quello che da sindaco di Napoli decise di cambiare il nome della storica via Toledo in via Roma. Fu lui che decise questo. E poiché il popolo non lo voleva, andava a spicconare le targhe stradali, dovettero chiamare i carabinieri a presidiare le targhe appena messe. Allora questo personaggio viene, sta lì col dito puntato ad ammonire tutti quelli che fanno la discesa di Salvatore Rosa, perché e questo è il problema, che ammoniscono il popolo perché sanno che il sentimento del popolo è contro di loro. Ma allora, se il sindaco De Magistri ha voluto togliere il povero San Paolo dal nome dello stadio, allora, mentre avrebbe potuto associarlo a Maradona, non c'è voluto un gran coraggio, perché San Paolo ha portato Gesù Cristo dalla parte nostra, Maradona ci ha portato gli scudetti, la gioia, quello che volete voi, San Paolo ci ha portato Gesù Cristo. Però San Paolo, poiché ha portato Gesù Cristo, non gode di buona stampa tra la borghesia giacobina di Napoli, quindi è stato fatto fuori facilmente. Se lo stadio si fosse chiamato Giuseppe Garibaldi, state sicuri che Maradona... Lei ha citato il sindaco, allora a questo punto... La speranza è che nel nuovo Toto Sindaco per le prossime elezioni si possa avere finalmente un sindaco che sia magari più attento e vicino a questa città in maniera autentica. È d'accordo? Io sono d'accordo, però io penso che è il popolo che stavolta deve alzare la voce. Visto che De Magistris ha detto abbiamo cambiato nome allo stadio perché il popolo l'ha voluto, benissimo. Allora cominciamo a togliere per esempio i nomi delle strade, una intitolata Giuseppe Pica, che fece le leggi speciali per la repressione del brigantaggio, per cui si arrestava in base a un mero sospetto anche un bambino di 7 anni. Togliete la strada intitolata Silvio Spavento, che fece deportare decine di migliaia di persone, e cominciamo da quelli, va bene? E dedichiamo queste strade a dei personaggi che veramente hanno fatto qualcosa per Napoli e non a gente che ha massacrato il nostro popolo. Io abito proprio in quella zona e ne sarei molto contento. E con questo vi salutiamo, e con la speranza che, visto veramente dei tanti argomenti che il dottor Vitale ci sa proporre in maniera così arguta, che ci venga a trovare ancora. Con molto piacere. Buonasera. Buonasera.